Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Has olvidado que Dios contigo está, que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Pace di Cristo per la Chiesa di Torino. Dio vi benedica grandemente in questa bellissima giornata, fratelli. È una giornata nuvolosa, il cielo di Torino è coperto. Sembra che c'è un calo nella temperatura d'accordo al meteo. Ma fratelli,
d'accordo all'astronomia celeste, oggi inizia la primavera. Già siamo nella stagione della primavera. Fratelli, per me, in mezzo a tanto dolore, a tanta sofferenza, a tante situazioni intorno a noi, la primavera è un cambio di stagione. Io prego che sia una stagione di pace, una stagione di saggezza, saggezza, sapienza dello alto, di Dio. E oggi, fratelli, prima di iniziare con una preghiera, vorrei, e vi ringrazio per il permesso, per chi sta ascoltando, il gruppo di sorelle, il gruppo di uomini, Dio vi benedica, prego che avrete un ascolto pieno di benedizioni. Fratelli, tutto può cambiare oggi, e in mezzo a ogni difficoltà c'è l'opportunità di crescere, di cambiare, di maturare in Cristo Gesù. La scrittura di oggi è una scrittura che ho letto ieri ai uomini in una riunione privata a Leni. Non abbiamo fatto la registrazione intenzionalmente. Non tutto che facciamo, fratelli, è registrato, ma quello che rimane registrato prima per la gloria del nostro Signore Gesù Cristo, secondo per la nostra successione apostolica, per l'edificazione della Chiesa locale di Torino, anche di Milano. Dio benedica la prima bella famiglia apostolica ministeriale della bella Chiesa di Milano, la famiglia guida pastorale, il ministro, pastore incaricato della opera di Milano, il fratello Alessandro Bracutto, su bella e straordinaria moglie di pastore, come sempre l'ho chiamato molto prima di arrivare anche a Milano, anche prima del suo matrimonio. Dio benedica la famiglia Bracuto, benedica non solo alla bella Isaia, la bella Grace, ma anche alla nostra cara sorella Maria Pia, al nostro caro fratello Giovanni e il resto della bella famiglia Bracuto in Cristo Gesù. A loro inviamo una benedizione, nostro amore e rispetto. Allora, fratelli, la scrittura, Giovanni, capitolo 15, verso 5. Un verso che sicuramente tutti conosciamo, ma vogliamo leggerlo e ascoltarlo articolatamente, e marcherò tre parole di questo verso. Sorella Maria, un caro saluto prima di leggere la scrittura. Pace di Cristo, amata Chiesa, e gloria sia il nome di Gesù per questo nuovo giorno. E pastore? Amen. La sorella Maria leggerà articolatamente il verso. Giovanni, capitolo 15, verso 5, la nuova Diodati. Amen. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete
far nulla. Pace di Cristo. Le tre parole che risalteremo oggi porta molto frutto. Signore, ti ringraziamo oggi per la tua gloriosa, stupenda, digna di tutta ammirazione, la tua parola, la luce per noi, la luce che marcherà la nostra posizione oggi e sarà una luce per il nostro sentiero. Preghiamo, Signore, oggi che il nostro sentiero sia all'interno del tuo cammino, insieme a te, della mano con te, ma anche tu in noi. La Scrittura dice letteralmente, testualmente, senza di me, senza Gesù, non potete far nulla. E nulla significa assolutamente nulla. Allora, fratelli, siamo portatori di pace. Siamo portatori di molto frutto. Dio vi benedica grandemente in questa giornata. Parla il pastore Guzman della Chiesa Antioca di Torino, insieme a mia moglie e la sorella Maria. Oggi è un giorno speciale, 20 marzo 2018, 13:39 del giorno. Oggi, fratelli, inizia la primavera, il cambio di stagione. Ha finito la stagione della preparazione, adesso inizia un'altra stagione, tutta nuova. Curiosamente, nel Medio Est e in tanti paesi arabi, alla primavera se le chiama the happy season, la stagione della felicità. La stagione della felicità. Allora, fratelli, e nel mondo ebraico, guarda te, e se le chiama una stagione del rinascere, di trasformazione spirituale, il mese di Nisan. E potete controllare tutto ciò che dice del Torah, è straordinario. È una data anche importante perché, curiosamente, senza saperlo, ho scoperto vari giorni fa, lo sapeva prima, solo che mi aveva dimenticato, che oggi, 20 marzo 2018, è il secondo anniversario della nostra piattaforma Spreaker, che utilizziamo per portare questi podcast. Podcast. Cast significa trasmissione. Pod significa personale on demand. Vuol dire io posso prendere questa trasmissione adesso o in una data futura e personalmente, secondo la mia volontà, posso ascoltare quando voglio. E un giorno come oggi, il conto su Spreaker è stato attivato. Fratello Enzo, sorella Deborah, se state ascoltando, fate la nota. Scriviamo a Sergio, il ragazzo ingegnere italiano, che è il nostro secondo anniversario. Abbiamo bisogno di un bel mese gratis, celebrando a Gesù. Dobbiamo dirlo che il fratello Enzo le scrive una nota. Cara sorella Deborah, fate una nota. La sorella Deborah è una straordinaria segretaria amministrativa, legislativa, esecutiva
mamma mia, lei può fare tutto alla stessa volta e cambiare il baby. No, e parlare con Eliseo mentre parla con noi tra i miei messaggi. Ecco, è straordinario. tutto, sorella, siete straordinaria. Allora, no, siete più che straordinaria, siete stupenda. Dio ti benedica, cara sorella Deborah. Allora, fratelli, ha fatto una nota alla sorella Deborah, privatamente, alzando le manine, dando gloria a Dio e dicendo amen pastore, pronti per la nota, e poi con la faccina ridendo. Così da veloce l'ha fatto? Sì, lei. Mamma così. Mia, io non lo so, come potete scrivere tan veloce? Allora, fratelli, ma 2 anni fa, insieme con, era il fratello Alessandro, il fratello Enzo ed io, è stata una bellissima idea, non mi ricordo se era dal fratello Alessandro, dal fratello Enzo, insieme, tra di noi, cercando, non importa, il punto è che dopo abbiamo quasi 2000 ore di registrazione, più di 3000 episodi che rimangono per sempre. Ci interessa fino al ritorno del nostro Signore. Dopo non ci interessa più. Allora, fratelli, la testimonianza della nostra vita apostolica non è stato neanche sarà del tutto bello e perfetto. Avranno delle valle, avranno arrivare alla cima della montagna, non importa qual è la condizione, non importa qual è la situazione, non importa quali sono le circostanze, la parola di Dio rimane in eterno. Io sono la vite. Voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Il procrastinare, il lasciare le cose per domani. E no, ovviamente non viene da Dio. Abbiamo una grande responsabilità personale davanti al Signore. Sto imparando, fratelli, il Signore, dopo questa visita con il dottore che ho fatto, ha marcato il mio cuore per il Signore in termini della salute. Dopo arriva la sorella, nostra cara sorella Janet, e mi dà una bomba, un'esplosione di non amarezza, ma la realtà di che, fratelli, veramente siamo quello che mangiamo. E a titolo ovviamente corporale, ma una persona ammalata corporalmente impatta definitivamente l'anima, impatta il nostro pensiero, la nostra volontà, il nostro carattere, impara le nostre emozioni. Dicono che le persone che hanno mancanza o insufficienza del complesso B, della vitamina B nel corpo, tendono a cadere nella depressione, a sentirsi depressi. Quindi la scienza medica, la scrittura dice che alla fine del tempo la scienza aumenterà, capiremo tante cose saranno molto chiare, anche scientificamente, e con tutto questo la gente vive nel mondo in odio, maledicendo, la gente vive in odio con un comportamento completamente antibiblico, anticristo, con tutta la scienza. Pace di Cristo. Allora, la prima parola che vorrei introdurre è la parola cultura. Cultura. E questa parola è
arriva dalla parola coltivo. Cultivo. 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 Di coltivare, dell'agricoltura, una piantagione. Quindi in Cristo Gesù, seguendo il modello apostolico di Atti 2:41 al 47, diventiamo con una cultura apostolica in Cristo Gesù e in ogni momento abbiamo il sos celeste che per noi è serenità, la sua pace in mezzo ad ogni circostanza, non importa che tan complicata sia la situazione. Numero due, coraggio. Coraggio per affrontare le diverse situazioni e dopo utilizzare le parole del Signore, la volontà del Signore, non solo nelle nostre parole, ma anche nel nostro agire. Quel fondamento, quella cultura basica apostolica, la troviamo in Atti dal capitolo 2, verso 41 al verso 47. E con questa testimonianza, con questo comportamento fondamentale, con questi elementi essenziali, allora tocca al Signore aggiungere alla Chiesa quelli che saranno salvati da Lui. Nessuno, fratelli, può giocare a essere Dio, ad essere la manifestazione di Dio in carne Gesù, ma ognuno ha la responsabilità di prendere cura della tua identità apostolica. Niente peggio o più pericoloso che una persona senza identità. Io voglio aggrapparmi alla mia identità. Aiutami, ministro. Aiutami, pastore. Aiutami, sposo. Aiutami, moglie. Ma io non vorrei mai perdere la mia identità apostolica. Quindi, all'interno di una cultura, di un coltivo, si lavora agronomicamente. E lavorando agronomicamente all'interno della nostra cultura apostolica, allora, questa cultura all'interno della strategia di Gesù, la strategia di Gesù diventa una cultura anche preventiva. Preventiva. Perché dovrebbe essere preventiva? Perché abbiamo lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, lo Spirito di verità che è in noi, ci fa sapere tutte le cose. Fratelli, lo Spirito Santo ci fa sapere tutte le cose senza eccezione. Quindi, all'interno della strategia di Gesù, non è solo arrivare al ravvedimento, alla conoscenza di che ogni uomo è bugiardo, di che da solo non possiamo farla, la opera salvifica del Signore, il sacrificio perfetto, arrivare a Atti 2:38, gloria al nome di Gesù, ma dopo arriva la nostra vita apostolica, la manutenzione, il nostro diario, giornale, vivere, il coltivo, il lavoro, la cultura. È parte del lavoro in Cristo Gesù è la prevenzione. La prevenzione di non cadere in tentazione, la prevenzione di non peccare. Una cultura
imprudente, che è il contrario, è una cultura tipo cerotto, tipo, non lo so se questa parola la sto inventando, l'ho detto ieri, reparativa. Vuol dire una cultura I want to fix it. Sì, che ripara, solo ripara, per esempio, il danno, non lo previene. Ho un male di testa, dammi un occhio. Occhi. Occhi. Datemi una... Sì, spegne il fumo, che è il mal di testa, ma non il fuoco, che è da dove viene il mal di testa. Bisogna, allora, radice, il problema è veramente il mal di testa. Fratelli, una chiesa che abita imprudentemente con questa cultura tipo cerotto, reparativa, e si se fa male la riparo, mi duole un diente, vado al dentista, mi ha detto il fratello Bruno ieri, mi fa male il dente, vado al dentista, amen. Te fa male la testa, prende un occhi, gloria al nome di Gesù per l'occhi, non lo so. Ma fratelli, perché il male di testa? O come, perché non veramente curarsi i denti? Perché aspettare all'ultimo minuto e non avere veramente un buon programma di una bella igiene personale anche? Perché aumentare di peso, arrivare alla obesità? Più dell'80% dei uomini ispani, guardate, ascoltate questo, anche in Italia succede, latini e del nord Africa, come i marocchini, i tunisiani, hanno quasi un 80% di probabilità di cadere nella diabete, in gran parte per il male mangiare e il condimento ispano, eccetera, eccetera. E ovviamente che in Italia abbiamo una straordinaria dieta mediterranea, e certo, ma fate attenzione perché ci sono dei insetticidi, c'è tanta contaminazione nel mangiare. La farina anche abbiamo parlato ieri di un punto della fruttuosa, e la fruttuosa si usa semplicemente per il fatto che è 40% meno che il zucchero. Quindi mettiamole... No, che costa al governo. Costa, sì. 40% di meno, adesso stanno mettendo questo fruttosio, sì, nel pane. Allora, il punto non è necessariamente, fratelli, entrare nel campo medico. Parlare della buona alimentazione è importante. E non vogliamo avere una chiesa obesa. Una chiesa glutona. Ah, la sorella dice fruttosio, si dice in fruttosio. Italiano. Possiamo andare a Burger King, possiamo andare a Kentucky Fried Chicken, possiamo andare alla pizzeria, ma non lo facciamo ogni giorno, lo facciamo per una volta al mese, due volte al mese, sì, forse dopo sceglie, la domenica, e anche può essere il fatto di quello che si sceglie, certo. Ma sto parlando spiritualmente, è il tipo, una cultura imprudente all'interno della chiesa, ascolta mormorazione, sparla dei propri fratelli, sparla della chiesa, sparla del pastore, di questo sto parlando. Allora, qual è il occhi del pastore? Arriva un reprimando del pastore o di un fratello? No, sorella, non si sparla, o fratello, di questo non si deve parlare, se la persona non è presente. Perché solo possiamo, aiutaci in preghiera. Ognuno di noi abbiamo mille e una delle situazioni. Dobbiamo essere portatori di un frutto buono. Perché? Perché arriva dal cielo. Con il Signore. Il Signore non può abitare in una obesità di peccato. Una cultura imprudente fa male alla Chiesa. Una cultura imprudente rallenta
il navigare della Chiesa. Ma fate attenzione che la Chiesa di Cristo nessuno la distruggerà. La Chiesa di Cristo arriverà trionfante e stupenda fino alla fine. Io voglio essere parte di questa Chiesa. Allora dobbiamo imparare di questa cultura preventiva. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Senza di me non potete far nulla. Quindi, se abbiamo lo Spirito Santo, non ci dice, non ci condanna il peccato, lo Spirito Santo in noi, e se facciamo il male, non ci dice specificamente dove abbiamo fallito. Pace di Cristo. Io non ho bisogno del mio supervisore farmi una reprensione se non l'ho sentito prima dal Signore. Pace di Cristo. Il Signore è la vita e noi siamo la vite e noi siamo il tralci. Può un tralci da solo produrre una bella mela, arancia, pace di Cristo? Assolutamente no. Quindi, nella cultura preventiva, impariamo a controllare bianco nero il peccato, denunciando il peccato dove il peccato è. Io sono santo, io sono scelto di Dio, quello non lo dirò, quella parolaccia non la dirò, quell'atteggiamento non lo avrò. Perché? Per la mia identità. Quello è prevenzione. Allora, e quello è controllare. Una cultura imprudente è come medicare un peccato e fare sentire alla persona che ha peccato: bene, non è successo niente, andiamo avanti. No. Il peccato porta serie conseguenze. Il Signore ci perdona? Sì. E se amiamo il Signore veramente e Lui dimora in noi e abbiamo peccato, Lui è pronto a perdonare. E non c'è assolutamente nessuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Pace di Cristo. Ma continuiamo avanti migliorando, maturando. Allora, se cado in una situazione di peccato, allora prima devo uscire dal buco che tante volte noi stessi abbiamo fatto. E confessare, perché se no il Signore non può perdonare se non confessiamo. Il confessare. Se proviamo a nascondere le cose. È importante, ma quello più importante è ricevere il perdono del Signore e dire: da questo punto in poi tutto cambierà. Allora, fratelli, per concludere questa prima parte, credo che avrò 4-5 parti diverse di quello che ho ricevuto dal Signore. Non ho letto mai nulla di questo altro che questo che imparo, questo che sto imparando nella mia propria imparare la buona alimentazione insieme a mia moglie. Ma fratelli, alleluia, sento fermarmi un minuto e pregare nel nome santo di Gesù. Signore, io ti ringrazio per la tua parola, Signore, la tua identità che solo tu puoi donare, Signore.
Signore, quell'identificativo che rimane, Signore, all'interno della nostra anima, Signore, che guida il nostro pensiero, che guida la nostra volontà in te e anche guida le emozioni con emozioni, parte del tuo frutto, il frutto dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno della tua pace. Abbiamo bisogno della tua saggezza, abbiamo bisogno di parlare con franchezza, ma anche con coraggio. Nel nome santo di Gesù, come cristiani apostolici, fratelli, nel nome di Gesù, nostra cultura deve cambiare. Dal momento che sono arrivato qua, arrivando di una cultura meccanica, di molta prevenzione nelle macchine, le ho detto ai fratelli, mi trovo con il disastro dell'Italia, che penso che le macchine italiane sono le migliori macchine del mondo, perché nessuno controlla la manutenzione fino a che la macchina si spacchi. Por l'autostrada, por la strada, le ho detto a vari fratelli, fratello, alguna volta, mi ricordo averle detto al fratello Gerardi una volta, avete controllato l'acqua o l'olio? No, mai. Mamma. Ma fratelli, dove ogni volta che andiamo in macchine, gloria a Dio che abbiamo superato questa stagione, fratelli, ma la nostra cultura deve cambiare. Fratelli, l'inverno è stato una stagione di preparazione, di meditazione, di studio di come faremo il coltivo della primavera. Adesso, oggi, già dopo mezzogiorno, ha finito il lungo inverno, allora iniziamo oggi la primavera e tutto deve cambiare, la cultura, il coltivo, la piantagione deve cambiare. Come si dice quando si sube la manica? Arrotolarsi le maniche. Penso. Arrotolarsi le maniche, non sappiamo come si dice quello, ma è tempo di lavorare, è tempo di servire, è tempo di raccogliere tanto che abbiamo seminato e forse anche tempo per seminare. E dipende dalle stagioni, ci sono diversi frutti. E fratelli, un qualcosa curioso delle frutta. Dobbiamo mangiare le frutta nelle la frutta nelle sue stagioni. La sorella Deborah dice, si dice rimboccarsi le maniche. Rimboccarsi le maniche, questo è il tema. Rimboccarsi per la stagione primavera 2018 della Chiesa di Torino. Fratello Alessandro, prego che anche tu poterti unire a questa stagione di rimboccarsi le maniche. Rimboccarsi le maniche. Alleluia. Nel nome santo di Gesù, a lavorare tutti, la casa aperta al Signore, invitare un vicino di casa, e servire con passione e compassione nel nome santo di Gesù. Fratelli, oggi è un giorno speciale, abbiamo preghiera, abbiamo digiuno, abbiamo vittoria, abbiamo conquista, abbiamo trionfo. E sorella Maria, in base a questo, volete fare una conclusione di quello che abbiamo parlato e dopo ci congediamo nel nome santo di Gesù. Amen, pastore. Sì, pensavo che appunto prevenire è più bello che poi provare a riparare. Perché adesso, no, nel nostro caso, specialmente anch'io, il peso, tantissimo peso che ho preso,
adesso diciamo un po' difficile, si soffre perché non puoi fare questo, l'altro. Nel senso, no, per carità, non vuol dire che cambi, perché questo, come diceva il dottore naturista, no, non è che tu fai una dieta. Si usa la parola dieta sbagliatamente, perché la parola dieta vera vuol dire un cambio di stile di vita, nel senso che tu puoi mangiare praticamente di tutto bene, nelle giuste non solo quantità, ma anche le giuste, come si dice, questo anche applica, si applica spiritualmente, no? Le abbinazioni, tutto come si fa, con conoscenza, perché qua mi veniva la scrittura dove dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, ed è vero, quando uno non sa certe cose, in tutti i campi, no? Quando non c'è conoscenza uno sbaglia e alla fine perisci, perché ti porta malattia spirituale o fisica che ti può portare appunto alla morte. E che bello quando il Signore ci avverte nella sua parola e uno può prevenire tantissime cose e hai una vita un po' più tranquilla, un po' più piena, che incluso puoi gioire dei momenti particolari. Invece quando non fai caso e vai e poi ti ritrovi, nel caso nostro, no, con tanti chili addosso, e poi comunque devi, prima che arrivi a quel punto di stabilità, che puoi mangiare magari delle cose che ti piacciono, però ovviamente saggiamente, allora devi passare un periodo di sofferenza, diciamo, di astinenza e diciamo è più sofferente, è più lento. E allora questo anche nello spirituale, no? Che bello quando il Signore attraverso la sua parola ci previene di tante cose, in modo che noi possiamo gioire veramente in pienezza la vita che Lui ci dona, anziché cadere nei sbagli, che già il Signore ci previene di questi sbagli, e poi alla fine dover riparare, perché se uno è saggio, alla fine ti rendi conto, guarda, io senza del Signore non posso fare niente, inutile che faccio e dico, è meglio che mi autodisciplino e veramente prevengo un qualcosa peggiore, perché alla fine se devo veramente camminare in questo unico cammino, che è l'unica vita per me, la mia famiglia, familiari lontani, vicini di casa, eccetera, allora lo faccio ora, perché portare più male che poi per riparare è più doloroso, e alcune cose non si possono neanche riparare, come diceva questo naturista, no? Per il parlando specificamente del diabetico, perché lui prende tutte le malattie, tutte le, diciamo, i principi di come lavora il corpo, no? Però noi ci siamo concentrati solo nella parte nel caso del pastore della diabete, e lui diceva: il diabetico, tu hai speranza. Tu, se ancora non sei in dialisi, che i tuoi reni funzionano e non sei in dialisi, tu, parlando lui medicamente, dice, hai speranza, puoi rivertire tutto e puoi essere libero di tutto, però una volta che cadi nella dialisi, lì, nel caso suo, diciamo, dice, non si può fare niente. Ovviamente il Signore anche ai morti può risuscitare, diciamo. Prendete l'idea, prendete il principio, però perché aspettare a quel punto che magari anche per disciplina, che il Signore ama e disciplina chi ama, magari potendo, diciamo, aggiustare un problema, non lo fa per disciplinarsi. La allora cultura meglio evitare. Della Chiesa è una cultura preventiva. La identità di un cristiano apostolico è preventivo e deve essere prevenuto di tante situazioni. Sapete che ho cercato la parola, ho trovato un verso dove l'apostolo Paolo dice: vi prevengo, come vi ho già detto prima. Guarda questo, fratelli. Leggerò Galati, capitolo 5, verso 21. Circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima,
Coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. A che si riferisce questa prevenzione? Leggerò e risponderò. Libro dei Galati, capitolo 5, verso 18. Fate attenzione, la domanda è questa. La Scrittura dice: circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Ma di che sta parlando l'Apostolo Paolo? Di che tipo di prevenzione? Allora, sorella Maria legge dal verso 18 al verso 24. Amen. Galati capitolo 5. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste. Fate attenzione allora a questo verso. Circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Autocontrollo. Il potere dello Spirito Santo, e contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Tutta questa brutta lista che abbiamo letto sono le passioni della carne, le concupiscenze, la seduzione della carne. Tante volte all'interno della Chiesa, quando si trovano atteggiamenti sbagliati, non necessariamente si sta parlando di una possessione diabolica, è semplicemente aprirle la porta a Satana. Satana entrerà ogni volta e farà un macello per le opere della carne. Perché? Perché sono passo. Questo che noi apriamo le porte. Pace di Cristo, bella Chiesa. Se il Signore è con noi, chi contro di noi? E senza di Lui nulla possiamo fare. Siamo portatori in questo straordinario e stupendo coltivo di prevenzione apostolici. Nel nome santo di Gesù. Dio vi benedica grandemente. Gioiamo nel nome santo di Gesù. Acércate un poco más a cada corazón. Acércate, Señor. Espíritu Santo, tu realidad ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús. Presencia esté allí, Señor, sobre nuestras vidas.
poder hablar contigo, Señor. Cara a cara, como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy. Contigo, Espíritu de Dios, qué gozo esta comunión, qué alegría esta coinonía contigo, Espíritu de Dios. Mientras adoramos, Señor, ministro. Yeah.
Grazie per aver ascoltato il podcast Antioga di Torino e di Milano. Se vuoi sostenere il podcast, puoi trovare sul sito www.antioca.it tutte le informazioni nella sezione Donazioni. Pace di Cristo, Dio ti benedica.